Mengo, noi non abbiamo più voce dopo questa battaglia del Pallapanini, match bellissimo, dell'intensità incredibile, sopra di due, nel quarto un'occasione sprecata, nel tie break bravissimi a resistere ancora. È una partita di campionato, ma sono due punti e una vittoria molto importanti per noi. Sì, dobbiamo essere contenti, non dobbiamo vederla come una cosa negativa, che avevamo un bel vantaggio nel quarto set, ci hanno portato al tie break, però sapevamo che loro in casa avevano il trasporto del pubblico, sono andati in fiducia, in battuta, hanno veramente fatto un gran lavoro per recuperare quel quarto set. E quindi penso che, dai, non ci dobbiamo avere troppe recriminazioni, ma essere contenti per il risultato che abbiamo portato a casa. Accidenti se siamo contenti, vincere qui è sempre un'impresa, siamo stati bravi, direi soprattutto, oltre che tecnicamente ovviamente, ma a livello mentale, noi abbiamo approcciato bene nel tie break, la testa è contata tantissimo stasera. Sì, sì, il tie break, siamo stati bravi fin dall'inizio, è andato Leo in battuta, ha fatto un bel break che ci ha dato fiducia, ci ha fatto riprendere un po' il ritmo che avevamo nel terzo set, insomma, in quelli che avevamo vinto, quindi siamo stati bravi a ritrovare quel ritmo lì e a portare a casa due punti che sapevamo che erano molto importanti, sapevamo che il presidente ci teneva, tutta la società, e voglio fare un plauso comunque a tutto lo staff che ha preparato la partita nonostante avessimo poco tempo per prepararla, e siamo arrivati qui pronti, anche se magari in difficoltà, perché come tutti sapete ci mancano ancora due o tre giocatori, e quindi insomma dobbiamo veramente, è stato un lavoro veramente corale di tutta la società, dobbiamo essere solo che contenti. Bene, grazie Stefano.